Benissimo, allora buongiorno a tutti, buongiorno a chi è in presenza in Gipsoteca e buongiorno anche a chi come me si trova a distanza. Io mi limito a un breve saluto come direttrice della Gipsoteca e organizzatrice insieme a Chiara Tarantino di questa manifestazione. Ringrazio i nostri due relatori oggi, il collega Vincenzo Farinella e Silvia Panichi, per il dono che ci fanno di questa conferenza, sistema tanto affascinante, che va a completare il nostro piccolo ciclo di incontri dedicato all'archeologia di Atene. Questa nostra lezione si colloca infatti nell'ambito di una più ampia manifestazione legata a un progetto che potete ammirare, che potete confrontarvi più che ammirare in Gipsoteca. È un'installazione che vedete alle mie spalle fittiziamente e in Gipsoteca da vivo, un'installazione o meglio una research station, una stazione di ricerca dedicata alla ricostruzione di paesaggi archeologici attraverso la lente delle diverse abilità, quindi dei problemi di accesso, come si accede in questo caso all'Acropoli di Atene, ma anche da un punto di vista più ampio, come si accede dal punto di vista fisico e intellettuale e culturale a un sito archeologico. La stazione di ricerca che ospitiamo in Gipsoteca fino al 20 di aprile, quindi fino subito dopo il weekend pasquale, è stata realizzata da un gruppo di colleghi americani che l'hanno espressa alla Biennale 2021 di architettura a Venezia, e ora una tappa in biblioteca prima di proseguire verso Atene il suo percorso. Cogliendo quindi l'occasione di questa installazione, abbiamo pensato a un progetto più ampio, una manifestazione in grado di includere discorsi, discussioni e confronti su due macro temi, che sono i due grandi temi toccati dall'installazione. Da un lato c'è l'accessibilità dei parchi archeologici e dall'altro è l'oggetto dell'installazione, cioè l'archeologia e la storia dell'Acropoli di Atene. Un paio di giorni fa ci siamo incontrati sempre su questo canale con il direttore del Parco Archeologico di Agrigento, Roberto Sciarratta, nell'ambito della serie di lezioni dedicate alle esperienze innovative e alla riflessione sull'accessibilità dei parchi archeologici. Oggi proseguiamo con la nostra penultima seduta, invece dedicata all'archeologia e alla storia, la storia anche nell'immaginario moderno e contemporaneo dell'Acropoli di Atene. Entrambi i cicli di lezioni si concluderanno poco della prossima settimana, quando ospiteremo a distanza un intervento dei colleghi archeologi per parlare della esperienza sito eccezionale, e poi il collega archeologo dottor Nicola Giaccone, che ci parlerà dell'architettura, meglio dei cantieri e della gestione anche economica, burocratica e logistica dei cantieri dell'Acropoli. Quindi saluto ancora, rinnovo ancora il mio saluto a tutti, in particolare ai nostri relatori di oggi, con un ringraziamento particolare anche a Francesca Lemmi e a Dario Besseghini, che coordinano la diretta e quindi rendono possibile mettere poi a disposizione di tutti noi che siamo a distanza questo evento che rimane poi a disposizione sul canale YouTube di partito anche per i nostri colleghi e studenti che non sono collegati oggi. Do quindi la parola alla mia collega e coorganizzatrice della manifestazione, Chiara Tarantino, per una presentazione dei nostri due relatori, colleghi e amici che oggi ospitiamo in Gipsoteca. Ancora grazie mille a tutti e sono davvero contenta che l'iniziativa si sia potuta realizzare e che siate resi disponibili per regalarci queste cose. Le prime conferenze in presenza della Gipsoteca. Quindi,
siamo via più contenti di poter dedicare al Cremonese ad Atene questi eventi. Grazie mille. Bene, quindi qualche parola sui nostri relatori. Silvia Panichi è insegnante e traduttrice, si è occupata in particolare della trasmissione di temi e modelli dell'antichità classica nell'arte moderna e numerose sono le sue pubblicazioni relative a questa linea di ricerca. Ne è un esempio il suo ultimo libro, Roma Antica e la Nuova America, come il mito di Lucrezia e l'idea della Repubblica varcarono l'oceano, pubblicato da Donzelli. Dal 2008 al 2013, inoltre, ricorderanno i pisani, è stata assessore alla cultura del Comune di Pisa. Vincenzo Farinella è professore ordinario di storia dell'arte moderna all'Università di Pisa, insegna nel nostro dipartimento, studia l'arte italiana tra 4 e 500 e la cultura artistica europea nel passaggio tra 8 e 900. Ha partecipato alla mostra Raffaello 1520-1483 che si è tenuta alle Scuderie del Quirinale nel 2020 e ha curato Raffaello e la Domus Aurea, l'invenzione delle grottesche, ospitata proprio dalla Domus Aurea nel 2021. Insieme, che è ancora aperta, quindi abbiamo così l'opportunità di andarla tutti a visitare. Pensavo che fosse chiusa. E insieme nel 2003 hanno pubblicato il volume che ha ispirato questo intervento, L'eco dei marmi, il Partenone a Londra, un nuovo canone della classicità, anche questo di Donzelli Editore, con un saggio introduttivo di Salvatore Settis sulla Acropoli futura. Passo quindi la parola ai nostri relatori e ricordo a chi volesse intervenire naturalmente dalla Gipsoteca al termine della nostra chiacchierata, ma anche su YouTube, registrando un commento nella chat che ci sarà trasferito da Francesca Lemmi. Quindi lascio la parola a Silvia Panichi. Benissimo. Vediamo il microfono, sì? Sì, come preferite. Questo è il... E poi devo aprire il PowerPoint e sarà... questo sarà il momento. Sì, che infatti... Non trovo già nemmeno più... Io ti guardo così poi so come faccio dopo. Non trovo già più i comandi. Dunque, questo, sì, ecco, sì. Questo. Poi devo cliccare qui. No, su schermo. Mi hanno detto di cliccare qui. Ah sì, allora io... Sì, gliel'ha spiegato Dario. Sì, io posso dire allora. Qui? Sei sicuro? Dario, forse. Ah, ok. Bene. Ho fatto già qualche errore. Poi... Va bene. Sì, sì. E poi, però qui non trovo più quella. Condivido. No, no. Ho sbagliato. Vabbè. Il mio qui. E tu dov'è? E dov'è il PowerPoint? No, è questo il PowerPoint. Ecco. Prima presentazione. Grazie. E questo scritto ho imparato. Però dopo chiedo soccorso anche io perché è troppo complicato per me. Grazie. Posso andare? Sì, però c'è qualche problema? No, sì. Vado. Ecco, qui non me lo fa pure, ma ok. Vado. Va bene. Allora, questo è il microfono, non so se però è acceso. Non si vede la presentazione però da remoto, eh? Non si vede da remoto, ecco, abbiamo subito sbagliato qua. Aspetta, intanto vediamo il microfono. Vedete? Ci sono? Io non vedo la presentazione, vedo solo i relatori. Cioè la condivisione c'è? La condivisione c'è, solo che... No, penso che ce l'è. Perfetto. Il microfono è acceso. Adesso c'è rete? Sì. Grazie, grazie. Ecco, c'è anche il microfono e possiamo cominciare. Allora, vedete in questa prima immagine
che fortunatamente dovrebbe essere comparsa per tutti, un quadro di un pittore non particolarmente celebre che si chiamava Archibald Archer, però è un quadro per noi interessante perché mostra la collocazione temporanea dei marmi Elgin all'interno del British Museum. Penso che sappiate, perché insomma molto se n'è parlato anche poi negli ultimi 40 anni, quando si è cominciato anche a chiedere con forza da parte della Grecia la restituzione, Lord Elgin, che era un ambasciatore presso Costantinopoli, ma anche un grande appassionato di arte classica, era riuscito nell'impresa di portare a Londra, tra mille peripezie e anche spendendo molto e attirandosi anche molto astio, era riuscito a portare buona parte della decorazione scolpita del Partenone, grazie a un permesso avuto dal sultano, su cui anche si è molto discusso, perché il permesso era di fare delle riproduzioni, fare dei calchi, o addirittura prendere qualche cosa dal terreno, a qualcosa che fosse caduto sul terreno, ma invece questo permesso fu molto ampliato e buona parte della decorazione scolpita prese la via di Londra, dove fu prima per alcuni anni, una decina d'anni, si poté vederla in case private. Alcune delle dimore nobiliari più belle di Londra ospitarono questi marmi che facevano parte appunto del fregio, delle metope e della decorazione frontonale del Partenone. Però Lord Elgin, tra l'altro, era in miseria letteralmente, non solo perché aveva speso molto in questa acquisizione dei marmi, ma perché aveva in corso una brutta causa di divorzio dalla moglie, che era fuggita mentre lui era trattenuto in Francia durante la guerra napoleonica, era fuggita col segretario. Siccome però in casa chi aveva un buon assetto finanziario era la moglie, la separazione aveva impoverito molto Lord Elgin, e questa collocazione dei marmi andava risolta in qualche modo, e quindi ci fu un grande dibattito. Alcuni degli artisti londinesi più importanti, gli eruditi, scrissero anche proprio a delle specie di rendiconti, perché appunto lo Stato, il Parlamento inglese acquisisse questi marmi. Alcuni invece furono contrari, come Richard Payne Wright Knight, che era il capo di questa società di dilettanti interessati all'arte, che diceva che non andavano acquisite perché erano copie dell'età di Adriano, e quindi ci fu proprio un dibattito. Però alla fine, anche se per un prezzo molto inferiore a quello chiesto da Lord Elgin, lo Stato inglese comprò i marmi del Partenone e li sistemò all'interno del British, dove poi ci fu un allestimento particolare. Questa è una sala provvisoria interessante, perché vedete che fra i marmi si aggirano turisti qualsiasi, e poi invece artisti che li copiano, e anche abbiamo alcuni dei fautori dell'acquisizione che vengono rappresentati. Fra questi, il personaggio seduto di profilo in primo piano è un artista che si chiama Benjamin West, che veniva dagli Stati Uniti d'America, ma veniva dagli Stati Uniti quando ancora erano colonie inglesi, perché era venuto via dall'America nel 1760, quindi poco, 15-20 anni prima appunto dell'indipendenza. E era quindi un artista
proprio fai da te, perché aveva cominciato proprio come appassionato dilettante, ma aveva fatto una carriera abbastanza incredibile, perché si era fermato a Roma perché era la tappa per chi volesse così imparare, studiare, vedere l'antico. Poi era venuto a Londra ed era diventato il pittore proprio di corte di Giorgio III, e anche dopo l'indipendenza americana era riuscito ad avere sempre un rapporto ottimo con la corte inglese, infatti non si era mai più mosso di lì, ed era addirittura stato nominato, quando appunto Reynolds aveva concluso il suo mandato, era diventato il diciamo l'organizzatore della Royal Academy of Art, il direttore dell'istituzione più prestigiosa in campo artistico londinese. Quindi una carriera incredibile, ma non aveva reciso però i legami con la sua madre patria, e tutti gli artisti americani che andavano a Londra per imparare, per vedere, per capire le tendenze dell'arte, facevano riferimento a West, che li consigliava, gli faceva vedere le cose più importanti, quindi anche come diplomatico ebbe un buon ruolo. La cosa abbastanza divertente è che quando era venuto a Roma, c'è un racconto. Ora, per brevità, magari ve lo riassumo io, però c'è un racconto molto divertente di un critico americano che si chiama Van Wyck Brooks, che ha immaginato in un suo libro che si chiama The Dream of Arcadia, l'impatto, l'ha immaginato, ma anche ci sono delle testimonianze effettive, l'impatto di questo pittore che veniva da questo mondo così lontano nei primi giorni romani, perché si racconta, e ci sono anche delle testimonianze effettive, che alcuni gentiluomini inglesi e alcuni eruditi italiani avessero preso così sotto le loro ali protettrici questo artista venuto di lontano, tra cui anche il cardinale Albani, insomma grandi nomi, perché volevano anche vedere che reazione potesse avere un uomo che veniva da quello che reputavano un luogo ancora selvaggio di fronte alle bellezze di Roma. E sembra che uno dei primi giorni lo avessero condotto tutti in gruppo a vedere l'Apollo del Belvedere, la statua che aveva fatto scrivere a Winckelmann, pagine bellissime, che era, veniva dalle collezioni di Giulio II, era conservata in Vaticano, nel cortile ottagonale, ed era ritenuto un grande modello di arte classica, pur poi naturalmente quello che ha scritto Winckelmann è stato poi rivisto, si sa che è una copia del secondo secolo di un originale greco, quindi non è certo il modello vero dell'arte. Ma questo personaggio con questo gesto così aperto, che probabilmente reggeva, insomma, e poi questa divinità legata al santuario di Delfi, insomma, aveva catturato tanta attenzione e fatto scrivere delle parole importanti. E quali furono però le parole che West pronunciò quando si trovò davanti a questa statua? Lui disse: come somiglia un guerriero Mohawk, e tutti quelli che erano attorno, come dice appunto Van Wyck Brooks, una frase naturale in bocca a un uomo della foresta, cioè gli eruditi romani avevano avuto quello che si aspettavano, questo commento che faceva capire che questo pittore veniva proprio da un mondo lontano. Ma il pittore che veniva da un mondo lontano ebbe poi una sua carriera importante e schiuse anche, venendo da un luogo anche più libero nella tradizione artistica, aprì anche
un dibattito con questa sua famosa opera che è, rappresenta la morte del generale Wolfe del 1760, che è conservata in Canada. Questa opera, che a noi e a voi sembra naturalmente una scena di battaglia tradizionalistica, proprio molto settecentesca, è un quadro di, appunto, dove sullo sfondo ci sono tutti gli episodi della guerra. Questa è la guerra che combatterono francesi contro inglesi per il possesso, appunto, delle terre del Canada. E quindi il generale Wolfe, che comandava gli inglesi, nonostante che sia ferito a morte, riesce a condurre i suoi uomini alla vittoria. Quindi è un episodio a cui gli inglesi tenevano molto. E vedete che, appunto, sullo sfondo ci sono vari passaggi di questa lunga battaglia, mentre in primo piano c'è questo gruppo intorno al generale che cade, e si vede che il modello è quello tipico della pietà, cioè delle donne ai piedi della croce, questo modello triangolare, perché poi la pittura religiosa era comunque il modello anche di certe scene, appunto, della pittura di storia. Ma quest'opera fu molto criticata anche da Reynolds, dal collega di West Reynolds, perché aver vestito i personaggi con le divise del momento, vedete che gli inglesi hanno la loro divisa, ma poi c'è anche un colono americano che partecipava alla battaglia, perché c'erano i volontari che partecipavano con questa giacca verde, poi c'è un indigeno anche caratterizzato dal suo modo di essere. Quindi si criticò questa novità del vestire, appunto, i personaggi con gli abiti normali, attuali, mentre invece la pittura di storia, per essere aulica e per colpire, doveva ancora mantenere le vesti degli antichi greci e romani. Ma West si ribellò e disse: qui siamo in un luogo dove i greci e i romani nel Canada non sono mai arrivati, siamo a anni, centinaia e centinaia di anni di distanza. Io voglio far vedere che qui c'è del coraggio, c'è gente che combatte, e non mi interessa, appunto, alludere a un mondo che non avrebbe ragione di essere rappresentato in questo contesto. Quindi una posizione coraggiosa che non sminuì il peso, appunto, di West nella società artistica inglese. E lo vediamo, questi sono dei posti a tavola. È una cosa che a me piace molto, perché quando Canova è il più grande artista del momento in tutta Europa, nel 1815 si recò a Londra. Anche qui è bella la storia. Canova era stato appena a Parigi per recuperare le opere che, dopo il Trattato di Tolentino, avevano preso la via di Parigi per abbellire il Museo Universale che Napoleone, appunto, voleva fare. E quindi tante opere erano state razziate, anche se in virtù di questo trattato appunto firmato, però anche in questo caso dopo la sconfitta di Napoleone a Waterloo si cercò di far rientrare queste opere in Italia, ma era un'operazione molto complessa, e Canova, col suo prestigio, appunto, andò a Parigi e trattò, appunto, sulla restituzione, ma ebbe un grande, grande appoggio da parte degli inglesi e del re Giorgio, e quindi si sentì in dovere di allungare il suo viaggio per andare a rendere omaggio a Giorgio Terzo, che però in quei giorni, in cui arrivò alla fine di novembre del 1815, era in campagna per aspettarlo Canova. Quindi fece un soggiorno un po' più lungo e fu invitato nel frattempo a una
cena il primo dicembre del 1815 alla Royal Academy, dove West era il presidente. E un pittore che si chiamava Farrington ci ha lasciato appunto la disposizione dei posti, e quindi si vede che Canova, il più grande artista europeo del momento, è accanto a West, e vi immaginate di che cosa abbiano potuto parlare, perché Canova era andato già due volte a vedere i marmi Elgin ed era rimasto affascinato, entusiasta, ne aveva già discusso, aveva già vedendo immagini, schizzi, aveva già rinunciato a restaurarli perché sosteneva che non andassero restaurati, quindi si era recato a vederli. Comincia tutto un grandissimo dibattito appunto sul modello greco, che va completamente rivisto, e West, che era stato invece uno dei primi a vederli nella collocazione provvisoria e aveva scritto molto, anche copiato, raccontato, senz'altro l'argomento sarà stato questo. E West sosteneva due cose fondamentalmente sull'averli portati a Londra, la correttezza di averli acquisiti da parte dello Stato inglese. Sosteneva che se fossero rimasti ancora ad Atene nella loro collocazione sarebbero andati distrutti, perché erano stati in parte distrutti da un colpo di mortaio sparato dai veneziani, che aveva fatto esplodere le polveri nel 1687, ma poi venivano usati a volte per la calcina. Insomma, c'era un vero degrado, e quindi in qualche modo lui sosteneva che fossero stati salvati, e poi sosteneva anche che portati in un luogo dove potevano essere continuamente visitati, discussi, riprodotti, avrebbero fatto fare un salto alla cultura artistica contemporanea. E quindi per questi due motivi era giusto averli lì. E tra l'altro subito Canova e West si misero d'accordo per scambiarsi i calchi. Qui siamo in un luogo dove è importante parlare anche della funzione dei gesti, dei calchi che vengono mandati nelle scuole d'arte, nelle accademie. E quindi poco dopo Canova mandò alcuni calchi dell'Apollo, del Belvedere, delle altre statue della collezione pontificia, e a Roma e a Firenze, anzi prima a Firenze, arrivarono dei calchi dei marmi. Bisogna dire che questa funzione di West come promotore dell'acquisizione dei marmi Elgin non passò inosservata a Lord Byron, che fu molto critico di questa spogliazione, e infatti Lord Elgin scrive un poemetto, La maledizione di Minerva, e chiama West sciocco, adulatore, e lo definisce il peggiore imbrattatele d'Europa e non di meno il miglior pittore inglese. Quindi veramente una critica all'ambiente artistico inglese e a questa adulazione che lui riteneva appunto che avesse danneggiato e che fosse stata sbagliata, perché appunto filoellenismo di Lord Byron, nonostante che avesse conosciuto Lusieri, che era il pittore che aveva aiutato Elgin nell'impresa, nonostante che avesse viaggiato anche una volta con delle casse dei mani, ma insomma Byron fu particolarmente ostile. Canova invece fu molto grato a West, e quando tornò a Roma lo fece nominare accademico emerito dell'Accademia di San Luca. Quindi se nel 1760 West era stato anche leggermente preso in giro dagli eruditi romani, poi fu ricompensato, e alla fine della sua carriera ebbe anche questo grande riconoscimento dall'Accademia di San Luca.
cambiamo scenario e rimaniamo in America, perché appunto abbiamo detto che vogliamo vedere alcuni echi americani dei marmi del Partenone, però facciamo un salto avanti di una cinquantina di anni e ci occupiamo brevemente di due pittori che non sono così noti in genere, anche se negli ultimi 30-40 anni direi che negli Stati Uniti d'America hanno avuto un riconoscimento notevole, sono stati rivalutati, sono stati studiati, sono stati oggetto di mostre. Si chiamano Winslow Homer e Thomas Eakins. Non sono stati per molto tempo così considerati perché erano più giovani dei pittori della scuola dell'Hudson River, che è un po' così questa scuola dell'inizio della prima metà dell'Ottocento, in cui si riconoscono alcuni artisti americani che si occupano di natura, raccontano anche proprio questa nazione dal punto di vista anche dei coloni e degli indigeni, di queste, per esempio, di questa natura incontaminata lungo il corso della Hudson River, in maniera diciamo un po' romantica, ma invece Homer e Eakins non fanno parte appunto di questa scuola perché sono più giovani, ma non si possono nemmeno inserire così nell'impressionismo americano, quindi rimangono un po' defilati rispetto alle grandi correnti artistiche e quindi anche un po' incompresi, mentre invece sono grandi pittori, e lo vedete anche da questa opera di Winslow Homer, che partendo da scene più di genere, di campagna, di sport, anche però aveva rappresentato per esempio anche i soldati che tornavano dalla guerra di secessione, quindi all'inizio aveva un ampio raggio sulla vita americana. Poi negli ultimi anni si concentra moltissimo sulle scene di mare, di pescatori, e sceglie di vivere nel Maine, a Trout's Neck, proprio in un avamposto sul mare che dipinge continuamente. Qui, e tra l'altro, sembra che questa passione gli sia venuta appunto andando in Inghilterra. Nel 1880 circa fa un viaggio come di studio, si ferma a Londra e poi si sposta sulla costa nord orientale dell'Inghilterra, in questo villaggio di pescatori che si chiama Caller Coats, e ci rimane molto più del previsto perché rimane proprio affascinato. E vedete che qui rappresenta appunto queste donne che si recavano con le ceste ad accogliere i mariti pescatori che arrivavano appunto con i carichi della pesca, e molti studiosi hanno messo in relazione il fatto che a Londra, prima di spostarsi qui, Homer avesse visitato sia la National Gallery che il British Museum, e avesse anche fatto il giro la Casa del Parlamento, perché esistono anche così dei bozzetti di cose che aveva visto. Molti studiosi hanno messo in collegamento i marmi Elgin che Homer vide al British con alcune sue rappresentazioni, e ve le faccio vedere velocemente. Una è questa, le donne con le canestri, con questo modo processionale che ricorda abbastanza il fregio del Partenone, dove ci sono queste donne con le suppellettili che vengono portate appunto per donarle ad Atene, e che hanno un po' questa modalità, perché sono effettivamente poco profonde, il fregio è un rilievo poco profondo, che però Fidia riesce ad animare incredibilmente con pochi movimenti, perché alcune donne si volgono indietro, alcune sono più di profilo, i piedi non sono esattamente sulla stessa linea, e quindi vedete
appunto, come in fondo anche i palmeggi delle vesti possano avere suggestionato Homer, come anche appunto lo studio dei Calti, che ormai nella seconda metà dell'Ottocento avevano raggiunto anche gli Stati Uniti. E vedete, a me piace anche molto mettere in relazione questo gesto della donna che sta riparando la rete con l'Artemide del fregio est del Partenone, le divinità che accolgono la processione. Vedete lo stesso gesto che fa Artemide col gomito sollevato, ritorna nella della donna che ripara le reti, e c'è anche questa specie appunto di torsione rispetto all'altra, che invece è rappresentata esattamente di profilo. L'ultima cosa che faccio vedere di Homer è invece questo salvataggio di queste due donne trascinate dalla corrente, e anche in questo caso è stato messo in rilievo come sia una composizione che ricorda le composizioni frontonali, perché le sculture in sé nel frontone avevano questa difficoltà di dover essere appunto di dover adattarsi a questo spazio triangolare che poi decresceva. E qui vedete il personaggio che trascina, forse non si sente più, il personaggio che trascina le donne, sembra che sia al culmine del frontone, e poi c'è questo groviglio di corpi, come succedeva appunto nelle sculture frontonali, che rappresentavano in genere battaglie, perché i corpi poi caduti andavano a riempire gli spazi minori. E vedete che l'ultimo personaggio, che invece è di nuovo in piedi, evidente come quasi un acroterio, somiglia un po' nell'atteggiamento a un mercurio traghettatore di anime, anche per questo copricapo che ricorda abbastanza puntualmente quello di Mercurio. Cambiano le file, però forse mi sentite. Passiamo invece velocemente, perché così poi do la parola a Vincenzo, a vedere invece il secondo di questi pittori di Ottocento inoltrato. Questo è anche più giovane di 10 anni rispetto a Winslow Homer, che si chiama invece Thomas Eakins, che fa una pittura anche questa che non riscosse un successo immediato, perché era un po' appunto come soggetti, un po' dura anche nei colori, però fu invece un grande anche insegnante, perché lui aveva studiato all'Accademia di Filadelfia e ci insegnò per moltissimi anni, perché si mosse poco e venne per il suo giro di istruzione in Europa, soprattutto a Parigi, dove ebbe un bel contatto con Jérôme, che è un pittore accademico molto bravo e molto apprezzato in America, per cui per igienizzare, ok. E quindi non ebbe tutto questo successo, ma ebbe una buona scuola, e poi appunto si dedicò a soggetti vari, fra cui vedete questo swimming, lo specchio d'acqua in cui nuotare, dove rappresenta lui stesso, il suo cane, e i suoi allievi in procinto appunto di buttarsi in acqua. Anche qui vedete che si riconosce bene così lo schema della scultura frontonale, grande attenzione per il nudo maschile, che per lui era il saggio proprio il classico saggio di pittura, e che lui rappresentava dal vero, e anche attraverso il mezzo fotografico di cui fu appassionatissimo. E proprio lui stesso ci dice appunto una cosa che ci fa capire che per quanto lui si riferisse al vero e avesse pochi artisti che proprio a cui si rifaceva, che apprezzava, ed erano Velázquez, Ribera, Rembrandt, però ecco il modello greco per lui era importante. Perché? Perché diceva:
i greci non studiavano l'antico, il Teseo e l'Ilisso e le figure drappeggiate del Partenone, del frontone del Partenone, erano modellate indubbiamente dal vivo e la natura era allora varia e bella nei tempi di Fidia come lo è ai giorni nostri. Quindi sosteneva che Fidia e i greci guardavano al vero, alla natura e non all'antico, e che non si doveva pretendere che invece gli studenti d'arte guardassero continuamente ai modelli e non guardassero a quello che avevano intorno. Però questa passione per il vero e per il nudo maschile gli costò il posto. Questo purtroppo va detto, perché un giorno che aveva una classe appunto di pittura dal vero, di disegno dal vero, con delle studentesse donne in classe, aveva un modello maschile che aveva un panneggio, ma preso dal descrivere, dal raccontare, aveva tolto questo panneggio intorno alle anche del modello, che era rimasto nudo. Questa cosa non passò inosservata, ci fu una specie di procedimento interno e fu licenziato. I suoi studenti erano così appassionati che poi lo seguirono in una scuola privata che poi lui tenne. E per avviandoci alla conclusione, vi faccio vedere come si metteva in pratica questa idea che Fidia avesse guardato veramente ai modelli in carne e ossa e non a schemi di artisti precedenti. Vedete che qui lui rappresenta uno scultore che era già passato di moda un po' ai suoi tempi, lui lo vuole un po' rivalutare, d'inizio dell'Ottocento, che si chiamava William Rush, che voleva fare una figura allegorica per una fontana al centro di una piazza di Filadelfia, quindi per rappresentare la ninfa c'è una modella vera, nuda, che lui realizza appunto nel materiale. E tra l'altro è bello che ci sia, vedete, una chaperon, una signora che sta lì, che magari lavora a maglia ma non si lascia. Questo è anche molto attuale, se lo facessero ora sarebbe negli Stati Uniti un vero problema. E quindi c'è attenzione alla forma, per cui lo scultore non sta solo con la modella. Ma quello invece che fu criticato perché dette noia sono le vesti, le vesti che sono molto belle, infatti, buttate su questa sedia, ma queste furono criticate perché il nudo femminile va bene in una ninfa, in una divinità, ma far vedere che si è appena spogliata, quello dava fastidio, e questi vestiti buttati sulla sedia davano proprio quell'impressione. Questo è lo scultore dell'Ottocento che guarda alla sua modella dal vero. Questo bozzetto, che tra l'altro non compare in tutti i cataloghi di Eakins, ma gli viene senz'altro attribuito, un olio su tavola, un bozzetto dove lui rappresenta quello che ha rappresentato anche nello scultore contemporaneo, la necessità di guardare al vero. E in questo bozzetto dipinto c'è Fidia, che fa vedere ai suoi aiutanti dei cavalli e cavalieri, perché prima di rappresentarli sul fregio del Partenone, nella famosa cavalcata, li vuole far vedere, li vuole osservare come sono nella natura. E io mi fermo. Grazie. Sì, non c'è, che è bella, vero, questa immagine? Mi grida Vincenzo che nel libro non ci avevo messo questa immagine, che bella, ma le cose poi si continuano. Bene, ora però ho bisogno di un aiuto per passare al mio PowerPoint. Grazie. Metti qui, Silvia, se vuoi. Metto qui. Eccolo là. No, questo qui. Idea 2. Perfetto.
Mi ricollego subito a quello che vi stava raccontando Silvia, perché appunto vorrei parlarvi di questo dipinto che mostra proprio, come vedete, Fidia nel suo studio che sta scolpendo una figura utilizzando una modella in carne ed ossa, tra l'altro. Questo dipinto, opera di Raffaello Sorbi, che è un pittore, un tempo si sarebbe detto accademico fiorentino della fine dell'Ottocento, degli inizi del Novecento. È un dipinto che in realtà, quando abbiamo fatto il libro nel 2003, avevamo inseguito senza riuscire a trovarlo, perché era un dipinto disperso. È molto interessante dalle descrizioni e da una vecchia fotografia che si era conservata, ma l'originale era irrintracciabile. Poi nel 2018 questo dipinto è improvvisamente riapparso ad un'asta di Genovese, è stato venduto ad un privato, però per fortuna si sono viste molte fotografie, tra cui quelle che ora vi mostrerò, e francamente, come dire, quest'opera è un po' un protagonista di questa vicenda che stiamo raccontando. Dunque, che cosa rappresenta in realtà il dipinto? Come vedete, c'è lo scultore Fidia nel suo studio, che sta contemplando questa grande scultura di marmo, un'Atena evidentemente. Alle sue spalle si vede una modella che probabilmente si è fermata nell'atto di spogliarsi e poi di rivestirsi, sta contemplando anche lei la scultura, e poi ancora più sul terzo piano si vede una riconoscibilissima lastra del Fregio del Partenone, con la cavalcata di cui prima parlava Silvia, e sullo sfondo, a sinistra, un altro bozzetto, probabilmente in terracotta, sempre per questa scultura. Quindi una sorta di rappresentazione dal vero, della bottega di Fidia, cogliendo in qualche modo l'artista al lavoro, in una pausa del lavoro, mentre appunto sia lui sia la modella stanno contemplando questa realizzazione. Vi faccio vedere qualche dettaglio. Questo è un particolare, vedete, dove si vede meglio la lastra con, se non vedo male dalle riproduzioni, non sono riuscito a vedere l'opera davvero purtroppo, ma se non vedo male dalle riproduzioni, anche la lastra è immaginata come se fosse in corso d'opera, si vede che in una parte non è finita. Trovo molto suggestivo, devo dire, questo incrocio di sguardi fra il pittore e la modella, che entrambi si concentrano sul capolavoro di marmo, che credo vada pensato come una sorta di prova per la grande statua di Atena che avrebbe dovuto poi decorare, la cella del Partenone, perché evidentemente in questo rispecchiarsi della modella seminuda nell'immagine scolpita di fronte allo scultore sembra in qualche modo anche di risentire un eco del mito di Pigmalione, in qualche modo, no? Lo scultore che era riuscito a scolpire una figura femminile talmente bella poi da poterla quasi, non solo quasi, da poterla realmente riportare in vita in carne ed ossa. È come se in qualche modo il modello perfetto dell'Atena di Fidia poi si concretizzasse in questa modella così trepidante, così carnale che lo scultore, scusate, che il pittore appunto colloca in secondo piano. Faccio vedere ancora un dettaglio, questo è il primo piano, vedete com'era consueto in questo tipo di dipinti, diciamo di argomento archeologico. Spesso vengono chiamati pompier questi pittori che si dedicavano, in Francia ovviamente, ma anche in Italia, a queste ricostruzioni della vita degli antichi, o pittura pompeiana, si dice spesso, per far capire appunto il soggetto di questi pittori del secondo Ottocento. Vedete che è impressionante ovviamente lo sforzo di ricostruire non solo la statua, il rilievo, ma tutto, i mobili, il letto,
letto, la seggiola, l'anfora in secondo piano, i calzari, con un vero e proprio sforzo di ricostruzione archeologica che ovviamente è molto affascinante per noi, soprattutto per chi come me e come Silvia ha una formazione appunto archeologica alle spalle e vede appunto come questi temi venivano in qualche modo riproposti nel presente da questi pittori. Raffaello Sorbi, vi dico due parole sull'artista, perché appunto non è certo un artista famoso oggi. È stato un notevole pittore fiorentino, sostanzialmente diciamo negli anni dei macchiaioli e dei post-macchiaioli, di tipo accademico, cioè di quel filone di pittori che non avevano grandi simpatie per le sperimentazioni tecniche più all'avanguardia, più rivoluzionarie, ma che portavano avanti un tipo di pittura più legata al passato, ma di impeccabile bellezza figurativa, come vedete di questo bellissimo dipinto. Sono pittori che soprattutto negli studi italiani attendono ancora di essere recuperati pienamente, vivono ancora un po' nella penombra del mercato di qualche appassionato e di pochi antiquari che in qualche modo li commerciano, ma non c'è stato ancora un vero e proprio recupero critico di questo tipo di corrente pittorica. In realtà Sorbi è un pittore molto notevole dal punto di vista qualitativo, è una specie di Jérôme fiorentino, e tra l'altro, quando dico non so se abbiano avuto rapporti, ma penso di sì. Sicuramente lui però nel 1872 viene scoperto da Goupil, il grande mercante parigino, che infatti lo prende nella sua scuderia e lo finanzia per realizzare questi dipinti che piacevano moltissimo, non tanto in Italia, ma quanto soprattutto per la clientela internazionale. Vi faccio vedere qualche esempio della pittura di questo interessante pittore che sarebbe tutto da studiare. Queste sono ad esempio due scene, appunto, come vi dicevo prima, di questo genere pompeiano. Sulla sinistra è una filatrice e sulla destra invece una scena di genere, una scena di vita familiare ambientata, vedete, nel cortile di una villa pompeiana, per l'appunto. Ma in realtà Sorbi non era solo pittore di questo tipo di genere pompier, archeologico, ma dipingeva anche cose molto diverse, come scene come queste, ambientate nella natura, nei campi. In realtà, se guardiamo bene questa immagine di vendemmia, questa danza di questi contadini felici durante la vendemmia, ci stupiamo da un lato del fatto che i costumi sono costumi in realtà settecenteschi, quindi non è una scena ambientata nel mondo contemporaneo, ma se guardiamo il dettaglio di quei due buoi col carro sulla sinistra, beh, quello se lo ritagliamo massimo dal dipinto, avremo quasi un'istantanea degna di un dipinto fattoriano, di un dipinto macchiaiolo. E come vedremo tra poco, Sorbi non era affatto immune da contatti con la pittura macchiaiola. Vi faccio vedere qualche altro esempio. Altri dipinti che lo avevano reso famoso erano queste ricostruzioni storiche ambientate nel Medioevo. Questa è la scena del Decamerone, della lieta brigata dei 10 giovani che durante la peste a Firenze, che si ritirano in campagna e che si dedicano in qualche modo alle famose novelle del Decamerone. Oppure ci sono molti dipinti danteschi molto famosi di Sorbi, però più famosi per l'iconografia che non per il valore pittorico in sé. Oppure un altro esempio che a me piace molto è questo dipinto, di cui vi mostro sia il totale sia il bozzetto. Tra l'altro notate il bozzetto come è eseguito con fuoco, come si diceva allora, cioè con grande verve pittorica, mentre poi il dipinto finale è molto più accademico. Questa è, pensate, la scena ricostruttiva dell'incontro fra Cimabue e Giotto. Il bambino seduto che sta disegnando su un sasso è la famosa immagine di Giotto che disegna le pecorelle, che viene scoperto da Cimabue lungo una strada, che lo scopre, lo fa diventare suo allievo e lo porta con sé, come raccontava il famoso aneddoto vasariano, ma in realtà già presente addirittura nel Ghiberti.
Ancora due esempi, questi sono due dipinti invece di soggetto contemporaneo, ambientati nella Firenze dell'epoca, molto belli come vedete, sia quello di sinistra con queste signore al passeggio, con questi bellissimi abiti appunto lungo il passeggio vicino a Firenze, sia la scena ancora più bella secondo me, ambientata in una via fiorentina, tra l'altro è una via colta con tale precisione che non mi stupirei che fosse che si potrebbe addirittura riconoscerla. Ci sono un paio di vie di Firenze che me la ricordano moltissimo, ma qui l'originalità, proprio come in Jérôme, è il punto di vista. Vedete questa scena di una signora che sta salendo sulla carrozza, la carrozza che si ferma davanti al portone per accoglierla, è presa da un punto di vista assolutamente inaspettato da dietro, quindi mostrando il retro della carrozza, le schiene dei personaggi, in qualche modo, quindi dando un'inquadratura quasi fotografica al dipinto. Che Sorbi fosse capace anche di dipingere in modo più moderno, diciamo, dal nostro punto di vista, lo dimostra ad esempio un quadretto come questo, che rappresenta un cacciatore che sta, vedete, camminando col fucile in braccio e il cane accanto lungo l'Arno, che per come dipinto dimostra un chiaro dialogo invece con i dipinti di fattori, di signorini, cioè di quei pittori che in Toscana, a Firenze, erano promotori di un tipo di arte, diciamo, molto meno accademica e molto più contestata dalla critica, che appunto a cui oggi noi diamo il nome appunto di pittura macchiaiola. L'ultimo dipinto di Sorbi che vi mostro, vi farò capire come sarebbe un artista degno di studio davvero, è questo dipinto del 1904, che rappresenta una fuga in Egitto, che al di là del tema, è un tema ovviamente tema apparentemente banale, ma la resa è tutt'altro che banale, perché vedete che questa fuga in Egitto sembra davvero ambientata nel deserto del Sinai, e questo corrisponde a quella tendenza di alcuni pittori di fine Ottocento, come Domenico Morelli in Italia o come Tissot in Francia e in Inghilterra, che avevano tentato di rinnovare l'iconografia sacra facendo dei viaggi in Palestina, nei luoghi sacri, per cercare di dare una lettura archeologica anche dei temi religiosi. Ora, io non so se Sorbi, nelle poche cose che ho trovato su Sorbi, non si parla di viaggi in Oriente, ma comunque vedete, il tentativo è molto evidente di ripensare all'iconografia tradizionale, proiettandola proprio nei luoghi nativi dove questi eventi si erano realmente dove erano realmente avvenuti. Per tornare al dipinto Fidiaco, che costituisce sicuramente uno dei vertici di questo artista, 1869, e tra l'altro è interessante che Sorbi lo dipinse su commissione di Giovanni Dupré, grande scultore di metà Ottocento, che ha lasciato anche qui a Pisa, in Camposanto, come sapete, un capolavoro, una tomba bellissima, che era stato a Londra nel 57, che aveva visto i marmi del Partenone, era rimasto così colpito appunto da commissionare a Sorbi questo bellissimo dipinto, che quindi poi entra nella sua collezione. C'erano sicuramente dei precedenti a cui Sorbi poteva rifarsi, sono questi due dipinti di epoca neoclassica, che ora vi mostro con delle immagini migliori. Il primo è questo dipinto di Gaspare Landi, un pittore neoclassico piacentino. Oggi questo dipinto si trova, non so per quali motivi, a Benevento, nel Museo del Sannio, ma in realtà la tela, una grande tela monumentale, era stata eseguita per il Palazzo del Quirinale nel momento in cui Napoleone doveva venire a prendere possesso del Quirinale, quando il Quirinale venne tutto riallestito in attesa dell'arrivo di Napoleone, che poi non arrivò mai. Quindi un dipinto molto importante all'epoca, che come vedete mostra anche questo in qualche modo il momento in cui Fidia sta realizzando le sculture del Partenone. Fidia è la figura sulla destra che sta mostrando una delle metope, mentre sulla sinistra si vede Pericle col ritratto riconoscibilissimo che lo sta ammirando, e tra Fidia e Pericle c'è questa figura femminile che in realtà sembra come una guida turistica illustrare a Pericle la metopa,
che molto probabilmente rappresenta Aspasia, la famosa cortigiana, amante di Pericle, nota per la sua cultura e per la sua raffinatezza. Notate tra l'altro che all'estrema destra, quel giovane che ci guarda, l'autoritratto del pittore appunto di Landi, è ovviamente una chiarissima citazione dell'autoritratto di Raffaello nella stanza della segnatura nella scuola di Atene, che si colloca proprio nello stesso identico punto. E tra l'altro anche altre figure sono calcate su figure raffaellesche della stanza della segnatura. L'altro dipinto, che in qualche modo costituisce un precedente della tela di Sorbi, solo da pochi anni riapparsa, è questo interessante affresco di Giovanni de Min, questo pittore neoclassico bellunese. Questo affresco si trova in un palazzo di Vicenza ed è in una stanza dove ci sono quattro affreschi dedicati: una Fidia, una Pigmalione, una d'Apelle e una d'Orfeo. Quindi una sorta di rappresentazione delle arti dell'antichità classica. E come vedete, la scena dedicata a Fidia è molto interessante, perché in primo piano mostra una scena simile a quella precedente, cioè Fidia che riceve nel suo atelier Pericle, e anche qui Aspasia in primo piano, mostrando i piani, i progetti per la costruzione del Partenone. Ma la cosa interessante è che in questo caso, mentre Gaspare Landi aveva rappresentato il Partenone già costruito sullo sfondo, questo pittore appunto veneto rappresenta invece, come vedete, il Partenone come un cantiere in costruzione. Fuori dalle finestre dello studio di Fidia, de Min rappresenta appunto gli operai che stanno sulle impalcature, che stanno erigendo davanti ai nostri occhi la mole appunto del Partenone. Io devo confessare che per questo argomento e per queste sculture ho un amore particolare. Devo dire che probabilmente, se ho studiato archeologia quando avevo 18 anni, è stato per colpa anche di Fidia. Ero stato a Londra a 17 anni e mi ricordo che pur visitando la città ogni giorno, io non so perché, ritornavo sempre al British Museum, anche approfittando del fatto che il British Museum è gratuito, come sapete, non bisogna pagare un biglietto, ma mi ricordo che ero con questo mio amico che era stupefatto che tutti i giorni, in un modo o nell'altro, si finiva sempre nella sala del Partenone, in particolare davanti a questo straordinario fregio ionico, che devo dire è sempre stata la parte che più mi ha colpito di questi incredibili rilievi. Non è quindi, come dire, un caso che quando, molti anni dopo, ho scoperto questo bellissimo rilievo di Duilio Cambellotti, 1911, I cavalli della palude pontina, come dire, mi è immediatamente suonato in mente il confronto con il fregio ionico del Partenone. Cioè quest'idea di rappresentare una cavalcata nella quale è proprio, come dire, la moltiplicazione delle figure, dei gesti, dei movimenti, degli zoccoli in particolare, dei cavalli, come vedete, che crea questo incredibile effetto di movimento. Questo rilievo di Cambellotti, in realtà, nella bibliografia su questo grande artista romano, è sempre messo in rapporto con altre cose, cioè con gli studi dal vero di Cambellotti e anche con gli studi della fotografia contemporanea, la cronofotografia, quel tipo di fotografie all'avanguardia che rappresentavano in una serie di scatti successivi il movimento, e poi anche messo in rapporto con le ricerche di Boccioni, di cui Cambellotti era parente e che conosceva perfettamente. Però credo che, come dire, non si possa dubitare che ci sia in qualche modo un rapporto con il fregio del Partenone. Il rilievo di Cambellotti era stato eseguito per decorare questa incredibile ricostruzione di una capanna dei contadini dell'Agro Romano, che era stata realizzata a Roma nel 1911 in occasione della grande mostra celebrativa dei 150 anni della Repubblica Italiana. Cambellotti, Balla e altri artisti e intellettuali avevano voluto in qualche modo omaggiare anche quel popolo contadino
analfabeta che viveva ancora in condizioni primitive, che viveva non a Roma ma nella campagna circostante alla città. E appunto c'era stata fatta questa ricostruzione proprio di una capanna chiaramente gigantesca, e all'interno, tra le varie opere che decoravano questo intervento quasi, diciamo, antropologico e didattico, c'era anche appunto il fregio che vi ho appena mostrato. La cosa che ho scoperto del catalogo dell'ultima mostra fatta su Cambellotti pochi anni fa è che, andando a spulciare le fotografie che possedeva Cambellotti e che oggi si trovano alla Calcografia Nazionale, lui possedeva proprio una fotografia del fregio, del Partenone, questa che vi mostro sulla sinistra. All'epoca, quando avevamo scritto il libro, non lo sapevo, ma evidentemente mi sembra una conferma, se ci fosse bisogno, non credo che ce ne sia bisogno, ma comunque una conferma del fatto che evidentemente Cambellotti, nell'invenzione di questa bellissima cavalcata così dinamica, abbia tenuto presente fra varie fonti anche appunto le sculture partenoniche. E questo si conferma anche, cioè che lui abbia tenuto presente questo modello negli anni, da questo disegno. Questo è un disegno eseguito molti anni dopo, nel 1936, in vista di una vera e propria coreografia di cui Cambellotti fu regista, realizzata intorno ai templi di Paestum, dove si cercò di ricreare la processione delle grandi panatenee, quindi con i costumi, con le musiche. Cambellotti ne fu il regista. Chiaramente il modello del Partenone a quel punto era, come dire, ovvio, e anche questo bellissimo disegno che ho visto dal vero un po' di anni fa in casa di un amico, Fabrizio D'Amico, che purtroppo non c'è più, come vedete è anche questo un chiarissimo omaggio al meraviglioso fregio fidiaco. Perfino i cappelli di queste figure si trovano in un punto, questi strani cappelli con queste strane tese molto larghe sono presenti in un punto del fregio ionico. Concludo anch'io con ancora un riferimento ad un altro artista che amo molto, e cioè Arturo Martini. Questi sono degli schizzi di Arturo Martini fatti nel 1944, davanti non agli originali. Nel 1944 non era possibile andare a Londra, evidentemente, per tanti motivi, per un italiano, ma davanti ai calchi del Partenone che si trovavano a Venezia. Sono molto interessanti questi disegni, sono degli schizzi rapidissimi, come vedete, ma sono molto interessanti perché si legano ad una serie di ricordi, di testi. C'è una bellissima lunga intervista sulla scultura che Arturo Martini realizza proprio fra il 44 e il 45, dove Arturo Martini si esprime più volte su Fidia, e come fanno i grandi artisti, spesso dandone giudizi diversi. In alcuni punti Arturo Martini parla di Fidia come del barocco della Grecia, cioè secondo lui il vero apogeo della scultura greca era avvenuto poco prima. Per lui le sculture di Olimpia rappresentavano in qualche modo il punto d'arrivo più alto dell'arte greca. Infidia vedeva già in qualche modo un accenno di qualcosa di barocco in qualche modo nell'arte greca. Però poi in altri punti di queste sue interviste sulla scultura lui esprime in modo chiarissimo il suo entusiasmo nei confronti di Fidia e definisce le sculture del Partenone il più grande lavoro che abbia il mondo, addirittura. Quindi in qualche modo un vertice qualitativo straordinario. E in tutte le opere di Arturo Martini, quello che è stato, credo, indubbiamente il più grande scultore italiano del Novecento, forse il punto di maggiore contatto con Fidia è questa splendida scultura in terra refrattaria, che oggi è conservata frammentaria in una sala della GNAM, cioè della Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Per fortuna anche nel nuovo riallestimento delle sale, come vedete, vi faccio vedere come si vede oggi. Questa scultura di Arturo Martini, che rappresenta queste due fanciulle, vedete, una seduta e l'altra appoggiata in grembo a quella vicina, entrambe con la testa alzata verso il cielo,
Di questo gruppo esistono anche dei bozzetti, ve ne faccio vedere uno, quello sulla destra, dove appunto le figure sono studiate nella loro essenzialità, mentre poi nel grande gruppo scultoreo Arturo Martini è più attento anche alla resa dei panneggi. Ora, questo gruppo scultoreo era stato fatto nel 1932 per la villa romana di Marcello Piacentini, la villa si chiama, scusate, la Camilluccia, quota 110, che era appunto quella villa che nei dintorni di Roma il grande architetto del fascismo, appunto Marcello Piacentini, si era costruito per se stesso. Era decorata da tante opere d'arte. Ho trovato delle fotografie, questa è una fotografia dell'esterno, ho trovato fotografie anche degli interni. Le sale sono piene di opere di Sironi, di De Chirico, dipinti straordinari, ma questo gruppo in realtà era collocato nel giardino, era collocato sotto a quattro querce e inizialmente si chiamava Le Sorelle, ma poi in un secondo momento prende il nome di Il Cielo, Le Stelle, che è un nome molto poetico, perché evidentemente queste figure erano pensate in contemplazione del cielo stellato. Ho cercato invano una fotografia del gruppo quando era nel giardino di questa villa, c'è stato per pochi anni perché chiaramente poi durante la guerra è stato rovinato, ha perso la testa e anche parti delle braccia, probabilmente per degli atti vandalici avvenuti immagino negli anni della guerra o subito dopo. Questa è una foto precedente, vedete, alla distruzione, alla mutilazione della figura, ma non ho mai trovato purtroppo una rappresentazione di questo gruppo in situ. Penso che le querce di cui si parla sono queste che vedete qui alla destra di questa fotografia, e quindi probabilmente il gruppo si trovava qui sotto. Ho scritto ieri sera a Flavio Fergonzi, il grande esperto di Arturo Martini, per chiedergli notizie, ma gli ho scritto troppo tardi ovviamente, quindi non ha fatto in tempo a rispondermi, ma non credo che esista una foto dell'epoca. Però la cosa affascinante, e concludo, che se poniamo il gruppo di Arturo Martini accanto al celebre straordinario gruppo frontonale del frontone orientale del Partenone, quello con le due divinità, probabilmente Afrodite in grembo della madre Dione, e evidentemente è chiarissimo, come vedete, Arturo Martini si è partito da questa composizione, cioè la figura femminile seduta che tiene in grembo l'altra figura che in qualche modo col gomito, vedete, va proprio a finire in mezzo alle sue gambe, e poi ovviamente questo gruppo fidiaco è stato riletto in chiave primitivistica, è stato spogliato di tutto il naturalismo così palpitante, quasi incredibile, devo dire, che è presente nel marmo fidiaco, è stato riletto alla luce, chiaramente, una sorta di rilettura arcaizzante, basata anche sulla passione che Arturo Martini aveva per l'arte etrusca e per la terracotta etrusca, ma, come dire, mantenendo evidente il rapporto di queste figure e, come dire, poeticizzando la citazione in questo sguardo verso il cielo, in questa specie di propensione di queste figure dalla terra alle stelle, che in qualche modo rilegge completamente, in modo assolutamente originale, il modello greco. Questo per far capire anche che infinito raggio di possibilità ci sono in questi capolavori greci, e davvero quante strade ci sono, possono essere percorse dagli artisti per riportarle in vita e per renderle sempre, sempre attuali anche ai giorni nostri. Grazie. Abbiamo igienizzato. Noi non abbiamo igienizzato, dobbiamo uscire dalla. Igienizziamo per Chiara, più sì. Giovane. Sì. Ecco. Allora esco dalla presentazione. Si dovrebbe fare così, credo. No, abbiamo sbagliato, Dario? No, credo di no. Ecco. Qui. Sì, okay. Ok, allora
Intanto ringrazio di cuore i nostri relatori per questi racconti appassionanti e avvincenti. È stato davvero molto piacevole seguirvi, non solo per l'interesse di tutti i dettagli che ci avete raccontato, ma anche proprio per la capacità vostra di renderli davvero appassionanti. E volevo sapere se qualcuno in sala ha osservazioni, commenti oppure qualche domanda. Sì, c'è un problema. Nessuno? È posto? Ok. Nessuna domanda? Ho una domanda. Vieni, Aurelia. La possono parlare anche... Allora, loro devono scrivere. Sì. Lì che sono in collegamento possono scrivere e ci avverte. Vieni, Aurelia. Vieni qui perché sennò non ti vedono. Vai, già che ci sei. Ma avrei una domanda per quanto riguarda l'ultima scultura che abbiamo visto, è Il cielo e le stelle, se ho capito per sì. Il titolo esattamente. Una domanda riguardo all'ultima scultura, Il cielo e le stelle. Diciamo, mettendolo in confronto con anche diciamo il caso che abbiamo qui, ho notato che anche nel panneggio delle vesti, in entrambe le sculture, noto una certa similitudine. È possibile che l'artista abbia preso in considerazione entrambe, magari entrambi i gruppi scultori, per poi magari creare una sua una propria visione del gruppo, per poi creare qualcosa di nuovo? Sì, certo. Rispondo velocemente. Indubbiamente Arturo Martini è un grandissimo scultore che evita sempre la citazione riconoscibile, banale. Questo è un caso abbastanza raro, che è uno dei pochissimi casi in cui il confronto è evidente di per sé, in qualche modo. Lui ha studiato a lungo le sculture partenoniche, come vi dicevo, negli anni 20 e negli anni 30 aveva studiato ancora di più la scultura etrusca. Lui è uno dei grandi protagonisti del recupero artistico della scultura fittile, in particolare etrusca, e quindi rilegge Fidia attraverso questo filtro arcaizzante, no? che lo rende attuale in qualche modo per lui, per cui poi di Fidia mantiene sostanzialmente la composizione, questa composizione frontonale tra l'altro che sale, ripensando poi in qualche modo al gioco delle pieghe, semplificandolo, geometrizzandolo moltissimo, anche se appunto sembra quasi che lui sia stato tentato di fare qualcosa che potesse essere riconosciuto da chi guarda. Credo che è uno di quei rari casi nell'arte di Arturo Martini in cui si può parlare di arte allusiva, cioè di qualcosa che viene fatta, una citazione che viene fatta non perché rimanga nascosta nell'opera dell'artista, come spesso succede, ma fatta perché venga riconosciuta. Cioè chi guarda quella scultura, era fatta anche per Marcello Piacentini, che non era proprio un ignorante in qualche modo, era fatta per le persone che andavano a visitare, che andavano a casa di Piacentini, quindi per un'elite intellettuale che poteva anche in qualche modo divertirsi di fronte a quella scultura, di apprezzare, come dire, quasi un Fidia moderno, no? Cioè la capacità di questo grandissimo scultore di ripensare Fidia facendolo proprio in qualche modo. Quindi credo che ci sia proprio questo discorso di allusività in questa scultura. Questo è un bellissimo argomento che un giorno sarebbe bello riprendere, questo della fortuna dell'arte antica tra le due guerre. Ora mi dicono che forse verrà fatta presto una mostra a Firenze sulla riscoperta dell'arte etrusca tra gli anni 20 e gli anni 30, che è un tema ovviamente molto importante per capire questi scultori. Vorrei fare una domanda anch'io, già che ci sono. Mi ha incuriosito molto Sorbi, che non conoscevo e che ho apprezzato ora attraverso le immagini che ci avete proposto. E ho notato, poi l'hai detto tu stesso, che in alcuni casi lo stile è diverso. A me sembrava che lo stile, di aver osservato diversi stili, e mi chiedevo, ma questo era in rapporto al soggetto, era in rapporto magari al periodo particolare in cui veniva dipinto il quadro, c'è stata una sua un'evoluzione nel suo stile pittorico, oppure ambito privato,
cioè si riesce a capire una linea, perché mi sembrava che fosse invece sì, collegato al soggetto, beh, dato questa impressione dagli esempi che avevi illustrato, però. E non è facile risponderti perché, come ti dicevo, non c'è un libro su questo artista. L'unico libro che c'è l'ha pubblicato un mercante di Firenze che ha venduto tanti quadri di Sorbia, che ha fatto poi un libretto vedendole tutte insieme, che non è proprio una monografia fantastica, ecco, diciamo. Per cui si sa pochissimo, si sa giusto le date fondamentali, alcune opere in sequenza, ma se uno va a guardare anche solo su internet ne trova almeno più di un centinaio di immagini di questo artista. Andrebbe studiato. Io no, sono abbastanza convinto che non sia un discorso di evoluzione stilistica, è un discorso di pubblico. C'erano dei generi, la pittura storica andava fatta in un certo modo, la pittura di genere andava fatta in un certo modo, la pittura pompeiana in un certo modo, e lui era un pittore talmente abile, talmente virtuoso, come poi Gérôme, perché Gérôme è un pittore così. Cioè, c'erano dei dipinti di Gérôme che sono più all'avanguardia dei pittori d'avanguardia, e poi dei dipinti pure bellissimi, anche quelli che sono invece classici dipinti fotografici, accademici, che ora per fortuna siamo in grado di apprezzare finalmente, dopo tanti anni. Però no, è un fatto di genere e di pubblico, credo. Per cui in realtà i dipinti, diciamo, dove lui si avvicina ai macchiaioli sono pochi, perché erano quelli che poi lui non vendeva. Probabilmente li regalava, o lo faceva come omaggio per questi amici pittori più sfortunati di lui, che vivevano in miseria. Lui no, aveva Goupil che lo finanziava, quindi poteva essere un pittore molto, molto, dire, ricco e certamente alla moda. Però sono tanti di questi artisti che ancora meritano. Ora c'è finalmente un ragazzo che purtroppo oggi non c'è, sarebbe venuto, altrimenti, perché a Parigi, che è un ragazzo che fa la normale, che si è messo a studiare questi pittori pompeiani, pompier italiani, finalmente un allievo di Fergonzi. Speriamo che finalmente qualcuno abbia il modo, la passione, l'entusiasmo e il tempo di studiarli per bene, perché lo meritano moltissimo. E non solo per chi è come me, è un ex archeologo, e quindi, come dici, si diverte con un po' di nostalgia a vedere questo tipo di dipinti. Sono dipinti molto interessanti per tante ragioni. Posso dire una cosa? Perché questo ho dovuto dire tutto appena del vostro libro. Cioè, è che lei nel tuo discorso a quello di Silvia, quella pezzo molto bello di Martini, che commenta la scultura del Pagliolone dicendo che sembrano sconvolte dalla pietra. Ah, vero, sì. Quindi lo storico che diventa natura. È bellissimo. Questo secondo me è un legame forte. Sì, sì. Del Rorschachite, il modello accademico, il modello naturale. E anche l'uso di opera. Sì, sì. Le scritture del padre, che a me sembrava un coso corporale. Io ti ringrazio molto. Oltre che sono ammirato da come ti ricordi il nostro libro. Io ho dovuto rileggerlo per questa cosa, perché ho la tendenza a dimenticarmi ormai tutto, purtroppo. E sono tutte le cose che ho scritto io, tendo a dimenticarle completamente. No, effettivamente, rileggendo la parte su Arturo Martini, poi questi colloqui sulla scultura che ho citato sono un volume cospicuo e sono bellissimi, perché sono praticamente una sorta di intervista dal vero, cioè dove lui parla in prima persona senza un filtro. Quindi in parte sono in dialetto, in parte sono in italiano, mescolando continuamente, e sono bellissimi. Ci sono tantissimi passi su Fidia. Quello che tu citavi è vero, è bellissimo, perché lui in qualche modo vede in queste sculture delle forze di natura, no? In qualche modo, quasi una sorta di sculture che vengono fuori dalla terra. Okay? E infatti io penso che questa idea di Arturo Martini di trasformare le figure frontonali in delle figure che si collegano alla natura, no? Appoggiate sull'erba, sotto le guerre, cioè che guardano il cielo, no? Anche il materiale, sì, infatti. Questo penso per le sperimentazioni che faceva sulla scultura etrusca anche in questo periodo, in qualche modo. Però è vero, sì, ma ci sarebbe stato moltissimo, ma anche Silvia poteva raccontarvi tantissime cose che ha tagliato, evidentemente. Però abbiamo dovuto un po' concentrare. Io mi sono concentrato sul quadro di Sorri, perché oggettivamente era una novità, è venuta fuori nel 2018, quindi mi piaceva in qualche modo presentarlo, visto che è un quadro bellissimo. Sono molto, molto invidioso della persona che l'ha comprato.
però era un po' troppo caso per di fronte. Bene, allora se non ci sono, non mi si vede nella, scusate che se mi risposti, cioè. Bene, allora non ci sono altre domande, osservazioni, controllo che non siano arrivate richieste anche tramite i social. No, non ci sono domande. Allora a questo punto possiamo chiudere il nostro incontro. Ringrazio ancora davvero i nostri relatori. Ringrazio tutti voi che siete venuti qui in Gizoteca, che ci ha seguito online. E vi porto i saluti anche di Anna Anguissola, che all'inizio era in transito all'aeroporto, che a questo punto mi ha mandato un messaggio, si è imbarcata, quindi vi saluta tramite me. Grazie. That's it.